sono buonissimi questi frisci, veramente. Sentiamo un po' qualche ospite dalla zona. Mario, Mario, scusa. Mario, scusa se ti interrompo. Attento a non bere troppo, prima di tutto. Dimmi, dimmi. Vicino a te hai un ospite, hai un personaggio del posto. Diciamo. Ma davvero, mi fa piacere, perché io qua, come sai, frequentavo, però non conoscevo tutti. Io sono l'ultimo arrivato, Sono, sono l'ultimo arrivato. Però prima l'ho visto con una falce. Con la falce grossa, sì, l'ho vista anch'io. No, qui non si giace, per forza. Ma per difesa? Per difesa, sì. Ma non che credo, che non è mai successo niente. Ogni tanto vi sbraggiavi con l'altro. No, no, qui bisogna tagliare tutto il giorno. Tutto il giorno. L'erba. L'erba con... e gli alberi e tutto. Anche perché con tutta l'erba che le veniva, le cresciva, L'erba è un metro e mezzo, almeno. Sì, sì. Tutto il giorno si taglia. Conviene cattarsi una vacca? E pegue. Ma anche... mi hanno detto che pegue vanno bene, sì. Sarebbe meglio. E che pensano gli altri? Basta ligare lì e gli altri che pensano sì, la pulizia. Sì, sì, sì. Pegue vanno bene. Ma che grave. È grave, no, perché mangiano gli erbi. Sì, sì, sì. E pegue invece mangiano solo l'erbi. Ma scusa un po', volevo chiedere, ma lui qua cosa fa? Coltiva? Che genere di roba coltiva? Nel senso? No, no, poca roba penso. Due tomate. Mi non fa solo. Pomodori, diciamo, no? Sì, pomodori. Fave. Cetrioli, niente. E d'inverno? Anche fave. Fave, d'inverno. Basilico esce, sì. Io basilico non ce l'ho, non è. Qui non esce più niente. Appunto. Ma la terra è povera oppure è grassa? No, la terra è buona, il tempo, il clima, ecco. Sì, sì, se ci sarebbe da vivere con quello che si produce si farebbe la fame. Diciamo. Qui sono sempre stati un po' tutti posti da fame anche in passato, però... Però se la tengono bene, se sono le annate buone. Ah, ai tempi della castagne ce n'è castagne. Ecco, quelle sì, 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 sì. Castagne. Hanno salvato dalla fame ai tempi duri, no? Le castagne. Penso di sì. Sì, sì. O li ho pan de notte. Per i contadini li ho pan de notte. Sì, sì. Lo so, in Corsica hanno da sera. Ha riempito tutta la Corsica di castagne per fare sfamare la popolazione. Ora le castagne hanno dei prezzi proibitivi, Hai visto i maroni, vabbè. Ma anche le castagne normali, Ma le importiamo, ormai ci arrivano da tutte le parti. Io vedevo al mercato quando arrivavano, erano tutte fuori aria. E i locali, più tante venivano da Cuneo. Sì. Va bene, Pennino. Dai, lasciamo a degustare il suo vino e i frisciè che l'ha appena presi. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie. Saluto, buona mangiata, sono buoni. Sono poi buoni. Mi deve dire qualcosa dell'acqua però. Ah sì, poi ne parliamo. Qui si continua a cuocere, a friggere i frisciè a pieno ritmo. Gli ultimi. Ah, va bene. Allora, invece qua siamo in compagnia con Domenico, che è nativo proprio di questa zona. Esatto, precisamente. Sono nato in questa zona nel lontano 56. Siamo coetanei. Sì. Qua, proprio qua dietro c'era la scuola elementare. Sì. Ne abbiamo parlato poco fa con Mario Carboni e Severino. Erano classi unificate? Sì, così. Sì, assolutamente. C'erano maschi e femmine dalla prima alla quinta. Ecco, ma questa questione dalla prima alla quinta, ma come si faceva a insegnare a tutti? Eppure le maestre di allora ci riuscivano. Posso dire che non c'era altra possibilità. Sì, perché scendere giù a Sestri era impegnativo. Poi ho dovuto fare anche quello perché per le medie qua non ce n'era, ci voleva tutta che c'era l'elementare. Infatti sono andate avanti qualche anno, poi hanno chiuso. E niente, dicevo, c'era dalla prima alla quinta, le maestre di allora, come ripeto, ci riuscivano. E era una stanza praticamente, una stanza. E mi ricordo che per fare gli esami alla seconda e in quinta bisognava andare alla scuola di Panigaro, perché qua non c'era direzione, cioè dipendevamo da laggiù. Quindi lo facevate a piedi e...
a piedi? In giù fino a Panigaro si andava a piedi, chi non aveva mezzi andava a piedi. Per anche d'inverno? Certo, mi ricordo venendo su di qua da bambino, con rispetto parlando, mi si è gelato il latte che avevo fatto colazione sullo stomaco, una congestione. Se non che era vita dura, ma eravamo giovani, e addirittura eravamo ragazzi, quindi. Va bene. E ora il tempo è passato ed eccoci qua a raccontarla. Va bene, grazie, allora grazie, ora ti saluto e vado a trovare Mario perché lo sto perdendo. Mario, così salutiamo tutti. E diamogli l'augurio al prossimo. Le faccio vedere. Ecco Mario. Dimmi, possiamo andare? Salutiamo tutti che. Ah sì, indubbiamente allora. È stata una bellissima festa, complimenti. Ho visto che vi siete organizzati nel bere, nel mangiare, soprattutto una comunità che mi sembra molto vivace, vero? Assolutamente. Ah, parlo anche di Prebugiù. Bisogna cercare di mantenere questa. È una bella tradizione che purtroppo giù a Sesto pian pianino è scomparsa.